avanti e andiamo a vedere come YouTube Italia è diventato irrilevante. E vi do un'altra chicca, perché questa cosa forse potrebbe essere collegata con questa vicenda. Ciccio Gamer ieri si è messo a piangere in live. Quindi sta diventando sì irrilevante, ma spero che ci sia una rinascita. Ecco. Ma però da altri creator, ovviamente. POV è il 2014. Pov, hai urlato così forte che mi hai sturato un orecchio. Sarà andato il mic in rosso. Immagina di essere un bambino appena tornato da una pesante giornata di scuola, passata fra interrogazioni, compagni di classe che urlano come bestie macinate Non e avevo guardie dubbi. incazzati anche con la vita. Nel momento in cui entri nella tua camera da adolescente e posi lo Col zaino cappello di SpongeBob, ovviamente. a terra con la forza pari a quella di un bisonte incazzato e ti siedi sulla tua sedia da gaming rossa, il tuo corpo comincia a buttare via lo stress come quando le piante praticano la fotosintesi Ah, clorofilliana. E proprio ormai così. affondato nel relax della tua sedia da gaming rossa, perché le sedie da gaming, ragazzi, sono Alla faccia rosse, della decidi di camera. guardare dei video su YouTube e proprio dritto sulla home principale vedi che gli Eternal Love Oddio, che cazzo di home c'hai su YouTube? CL hanno pubblicato un nuovo video riguardante una mappa fanmade. In quel momento stai L'ho là visto una mezza volta quel canale. tipo: oh sì, Eternal Love hanno fatto un nuovo video, devo vederlo subito, sì! E godi tutto quanto contento e anche un po' speranzioso che un giorno loro giochino alla mappa che hai creato. Sinceramente, ragazzi, qualcuno di voi ha costruito una mappa per gli Eternal Love e No. qualcuno ce l'ha anche fatta a fargliela vedere. Insomma, godi felice e innocente, non sapendo per niente del trauma che ti colpirà fra pochi anni e che travolgerà completamente Ho questo già evento della capito tua di quale vita. trauma. Quando si lasciano. Cari amici, ci tengo a fare questo video per dirvi che io e Kiria non stiamo più insieme. Non è successo niente di Immagino i male, bambini che piangono. semplicemente dobbiamo accettare il fatto che non saremo mai una coppia davvero felice. POV è il 2016. Immagina di essere un bambino che probabilmente ha vissuto la giornata peggiore di tutta la sua vita e per questo sta Ok. incazzato con il mondo e con qualsiasi cosa ti circondi. Però non perché lo detesti davvero, Ma semplicemente io non è che sono perché sei deluso da incazzatissimo. tutto e tutti in quel momento. Per consolarti dunque accendi il telefono per vedere dei video su YouTube. 2016 telefono? Beh, oddio. E sul canale di FaviJ noti che ha appena pubblicato un video in collaborazione con i Mates. Era la mia giornata quella. Il primo canale che andavo a vedere era quello. Dove Non fanno Hardcore 2016, forse un po' Challenge. prima. Finisce di vedere quel video e improvvisamente quel problema che sembrava grande quanto una montagna non si è rivelato altro che una semplice sfortuna capitata a tutti. Per tutta la durata del video ridi come un matto, completamente incosciente del successivo trauma che ti colpirà allo stesso modo degli Eternal Love, Siamo se non sicuri? anche più. Vi salutiamo e vi ringraziamo. Ah, questo è Mates, vabbè, pensavo intendesse FaviJ. Vabbè, quello era scontato. Quello sarebbe stato prevedibile. POV è il 2021. Finalmente ti sei ripreso i colpi subiti in precedenza. Ormai sei più grande e cominci a osservare certe cose sotto un punto di vista diverso. A volte positivo, ma non sempre. Hai appena finito la scuola. Ed è praticamente sera in estate. Annoiata nella tua stanza, decidi di accendere un poco Twitch così per cambiare e non stare sempre su No, YouTube. ho E vedi paurissima di che. quello che sta Ah? dicendo adesso. Oh, Zeb89 è live. Chissà Zeb cosa che fa starà in inglese, la facendo. live in Sono arrivato a inglese. una decisione molto importante, molto Ha sempre grande. belle camere, sì, lasciamo stare. È giusto per fare il meme. Nel 2015 andavo a scuola al pomeriggio. Sì, c'è cioè, chi già aveva il telefono, io preferivo più il PC ai tempi. Sei molto fiera, secondo me, che a La me live in inglese di piace, non Zeb. piacerà a tutti, ma a me mi dà una grossa carica. Io voglio provare a streamare in inglese. Io voglio provare a streamare in inglese. Fare live in inglese, E fu eh? così che Niente bandò male come mezza idea, però. Italia. Così lo conosceranno pure all'estero. Ottima idea davvero, sono sicuro che funzionerà un sacco. Aspetta un momento. Perché Zeb non fa più video? Con il fare live in inglese intendeva che avrebbe smesso proprio di fare contenuti in italiano. Quindi è andato via anche lui!
Non è andato proprio via, perché poi è ritornato. Sono ancora vivo su YouTube Italia Gaming e mi spieghi che cosa stracazzo sta succedendo? Perché col passare del tempo non è molto aggiornato, mi sa. È declinato lentamente. Com'è che sì, ma che... sì, ma perché parli col microfono attaccato alla bocca? Una miriade di giochi all'anno, ad avere solo di 4 giochi in croce per 2 anni. Ah vabbè, Fortnite, lasciamolo stare, porco due. Proprio l'emblema della merda. Un semplice gameplay walkthrough nel 2018 aveva 200.000 views e oggi quello stesso vero gameplay ne fa minimo 50.000. Piano piano se ne questo l'ha detto anche lui. Tutti, tutti, sul Real Power. Non gli interessano più i videogiochi. SP Jockey non fa un video ogni molto raramente. Ratorix fa soltanto meme review. E tutti gli altri youtuber. E Long Gamer. E Gabby. E FaviJ. Com'è che YouTube Italia Gaming è diventata così irrilevante? Perché forse il gaming, almeno a livello di intrattenimento, non frega più un cazzo a nessuno. Perché ormai vogliono solo i contenuti. Money, 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 money. Basta che fai vedere i soldi, che c'hai i soldi, e va tutto alla grande. L'ho imparato sulla mia pelle. Ah, comunque premetto che il titolo del video è ispirato da uno dei video di Cian Cianguilla. E adesso che l'ho detto, spero che almeno le mie 20 ore di editing siano valse la pena. Si vede che è uno youtuber provetto, cioè giovane. Mi pongo, come ha fatto il lato gaming di YouTube Italia ad andare così in declino? Passando dal vedere una marea di giochi al mese a vedere soltanto quelli più conosciuti al momento e che vanno via subito. Sicuramente alcuni di voi penseranno a quando YouTube ha fermato per la legge Coppa, che ha incrementato drasticamente. Sì. Potrebbe essere anche quello il problema. Oppure gli shorts che hanno smerdato mezza YouTube. Anche quella. Oppure semplicemente che la youtuber non va più giù di fare videogiochi o anche quello. Video in generale, insomma, si rompe il cazzo di farli. Beh, o anche perché hanno visto che i CPM che guadagnano di più sono altre categorie, sono andati su quelle categorie. Che è anche vero. La risposta alla base è una sola, ma che grazie all'affiancamento di risposte più piccole che riesce effettivamente a funzionare e lavorare al meglio. Disegniamolo come la triforza di Zelda. Esempio calzante, okay. Dopo che i motivi sono effettivamente tre e che insieme formano uno solo. Capita? Perché le tre triangolini. Sì, lo sappiamo. Poi fanno il triangolo al centro, che sarebbe la risposta principale. Io non ho mai giocato a Hollow Knight. Il primo motivo e ragione del lento declino di YouTube Italia è. È? Il trita e ritrita. Particolarmente vero. Perché non del tutto. Con il passare del tempo la categoria gaming in Italia si è filtrata in due tipi di gamer: quelli interessati particolarmente ai giochi e i gamer interessati solo ai titoli del momento, semplicemente ai giochi più sì, conosciuti. Sì, giusto all'intrattenimento. Commerciali. Vero anche. In questo momento che praticamente tutto quanto è intasato dal nuovo DLC di Elden Ring, ragazzi. Ma che cazzo. Fatto sta che col tempo le due categorie dei giocatori si sono contraddistinte sempre di più e con sempre più spostamenti. Alcuni spettatori degli stessi giochi hanno deciso di voler conoscere più in profondità l'iceberg del mondo videoludico inesplorato in quest'anno. Altri gamer invece, che erano già molto acculturati di loro, che hanno deciso di emigrare completamente su un unico gioco commerciale. Che commerciale dici? Non proprio, semplicemente hanno deciso di emigrare su un unico gioco e rimanere là per tutta la vita. Tali cambiamenti sono dovuti anche al fatto che al giorno d'oggi gran parte dei giochi sono fatti un po' di e quindi vero. È molto difficile portarli senza trasformare il gameplay in una recensione o peggio ancora in un no commentary. Dunque si va sui classici, ovvero giochi non molto vecchi o alcuni vecchi ma moddati, e da lì parte poi il trita, ritrita, 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 con beh, poche dipende. Eccezioni che si salvano. Ecco le eccezioni, diciamo le cose il serie. Il secondo motivo per cui il gaming in Italia ha seguito un lento declino è l'allontanamento degli spettatori. Vero anche non questo. Ma non è dovuto tanto allo spettatore in sé, ma alla piattaforma, al anche cambiamento delle giornate degli spettatori stessi e a nuovi creator che hanno surclassato questi creator apparendo più spesso in home, quindi non appari più in home tu creator che fai gaming e quindi diventi sempre meno irrilevante, sempre diciamo non te lo caghi più letteralmente. Questo è capitato da quando hanno fatto i nuovi aggiornamenti di algoritmi della home page di YouTube.
che fa un po' cagare, vi devo dire. YouTube Italia ha cominciato a mancare di particolare contenuto. Alcuni spettatori si sono allontanati dalla parte italiana per spostarsi in altri posti in cui il loro gioco preferito era molto più conosciuto e portato con un po' di più creatività, tra parentesi. Ok, ora già vedo tutti nei commenti a citare Zeb 89 con Dead by Daylight. Non è solo Zeb 89, ecco, bravo, con Dead by non Daylight. È solo Zeb. Anche i fan di Payday sono sicuro al 100% che cercano soltanto video in inglese. Comunque, tralasciando la migrazione dei creator da Twitch a YouTube, spopolandoli in gran parte, proprio alcuni giochi non vengono più portati, o se viceversa vengono portati con poca convinzione. Altro probabile motivo per cui il gaming è cominciato a diventare irrilevante in Italia. Prima di spiegarvi l'ultimo motivo del declino di YouTube Italia Gaming, tendo ad avvisarvi che tutte le teorie tratte sono fatte da me personalmente. Perfetto. Sono teorie che io reputo plausibili per il suo declino. Se dunque avete qualcosa da ridire al riguardo, scrivetemelo gentilmente nei commenti. E se sei arrivato a questo punto, ti sto commentando direttamente il video, quindi è già un commento a sé. Video, ti chiedo di iscriverti, facendo al degli canale, appunti, insomma, in più, dicendo niente, qualcosa sono, in più. Sono due click, non ci metti niente. Dai, iscriviti al canale. Non mi voglio iscrivere, zio Pera. Canale YouTube. Con fine di un canale YouTube io intendo il cambiamento che ha portato fino ad oggi. Infatti, se vediamo i canali famosi di un tempo, a comparazione con quelli di ora, vedremo verissimo enormi differenze. Sia di comportamento. Vabbè, ma è ovvio, perché prima YouTube stesso ti dava la voglia di andare avanti. Diciamo, gli utenti stessi ti davano la voglia di fare più contenuti. E anche la tua mente era più fresca, quindi riuscivi a fare più editing. Invece adesso, se non fai l'editing del momento, fatto benissimo, fatto al minimo dettaglio, messo in 4K al video, ti scrivono subito: ma che editing di merda. Oppure nel caso di altri creator che hanno editor che lavorano per loro: ma che editor di merda hai preso, non sai editare un video. E poi ti smonta tutto il video e ti passa la voglia di editare un video. Questo l'ho visto con i miei occhi. Stessa cosa è quello che probabilmente è successo a questi canali, che dopo un bel po' di tempo, cioè, comunque i contenuti sono quelli che sono, la voglia è quel che è, YouTube stesso che non ti busta più come prima, la voglia passa una certa, diciamocelo. Grafico sia di termini di contenuto o semplicemente come lo espongono. Cambiamenti che hanno influenzato il content creator nelle sue scelte, tra cui quella di portare i videogiochi o no. Finora abbiamo visto i tre possibili motivi per cui YouTube Gaming Italia ha attraversato una morte lenta e indolore. Ma come ho detto all'inizio, queste tre... Facci tu a te, Splash! Complimenti. Mi fanno solo da triforza alla vera motivazione principale al centro. E io, lo ripeto, non ho mai giocato Hollow Knight. Ma quale sarà la vera e propria motivazione principale? Quella ragione neanche concreta che grazie alla sua potenza ha buttato giù il sacro romano impero youtubiano? No, persona che sta vedendo il video, che forse non sei ancora iscritta al mio canale, ti prego fallo, please, in ginocchio, grazie mille, fallo, maledizione. Ero ottimaroni testo coso di iscriversi al canale. Contenuti per bambini. No, sempre tu, persona che sta vedendo il mio video, che non sei ancora iscritto al canale. Madonna. TikTok o Reel ad aver abbassato la soglia d'attenzione alle persone. Il vero motivo per cui YouTube Gaming Italia è diventato irrilevante col tempo è uno solo. Semplicemente... siamo cresciuti. Sì, ragazzi. Vero, anche questo è vero. Le cose sono sostenute dal fatto che la maggior parte tempo, sì, le cose è cresciuta, crescono, noi umani inclusi. Cominciamo a vederle con un occhio diverso, molto più critico e anche più maturo di quello che avevamo da piccoli, esattamente come il bambino all'inizio della storia, che diciamolo è un po' tutti quanti noi. Dunque, se anche effettivamente per ipotesi YouTube Italia tornasse a quella che era nel 2017, 2016, se vogliamo 2018, ma quello deve essere anche la piattaforma in sé a ritornare sui suoi passi. A questo punto nessuno di noi riuscirebbe a godersela al meglio, non ci piacerebbero nemmeno i video. Magari a qualcuno, beh, oddio, sì, magari quel qualcuno sì, non è cambiato col tempo e vede la YouTube Italia allo stesso modo dove lo vedete nel 2014, ma altre persone, la gran maggioranza, sì, vogliono la qualità, sono cresciuti e ci cringeremmo in fronte a certe cose che da piccoli guardavamo tranquillamente. Non è possibile comandare certe cose, anzi è meglio così.
Se effettivamente rimane un ricordo di tanto tempo fa, non contaminato dal cambiamento esterno. Un ricordo di quando eravamo incoscienti della vita e semplicemente pensavamo a divertirci e stavamo ad aspettare ore e ore che FaveJ pubblicasse un nuovo video. In questo caso per me è Eternal Love. Morale della favola? Il gaming non è davvero morto. Semplicemente si è adattato al momento. Potrebbe tornare? Diciamo. Sì. Come anche no. L'unica ecco. cosa che possiamo fare per vedere è aspettare e vedere cosa succede. Perché, ripeto, se effettivamente YouTube Italia tornasse a quella che era nel 2014, molta gente neanche vedrebbe i contenuti. Verissimo. Soltanto il video del ritorno dello youtuber e poi smetterebbe di seguirlo perché credeva solamente di essere interessato per via della nostalgia. Se sei arrivato fino a questo punto del video, io ti ringrazio, ci ho messo un sacco di tempo a montare il tutto. Se volete altri video del genere, io vi chiedo di supportarmi iscrivendovi al canale e oddio, che rottura! Pare proprio che ti punta con una pistola, te fa l'elemosina, iscriviti al canale. Basta dirlo una volta, due, non 100.000 volte. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella. Però devo dire che mi è piaciuto come ha raccontato, come ha spiegato un po', che posso dire... sono abbastanza veritiere le sue affermazioni. Poi io ho aggiunto altre robe che sono più sulla piattaforma, perché io l'ho visto da creator stesso sta roba, sto cambiamento, sia dal canale vecchio che avevo al canale, diciamo, quello che adesso è definito primo canale / canale archivio. Ho visto da questi due canali un bel cambiamento. E devo dire che sì, YouTube Italia, non dico che è morto, però la piattaforma l'ha un po' rimodellato, diciamo così, rendendolo quello che è ancora tuttora, anzi quello che è diventato tuttora. Ehi, fra, una domanda, ma come fai a essere sempre così felice? Cioè, non capisco, come fai? Ma onestamente non lo so, sai, non ci ho mai fatto caso, insomma, perché non dovrei essere felice? Dai, vediamo ma... insieme, su! Ma che cazzo sto vedendo? Ti manca YouTube Italia, vero? Un pochino. Ti capisco, fra, ti capisco. Perché non hai più i capelli come... Ma non lo so! Va bene, va bene, va bene, va bene.